Social Reporter. Oggi parliamo di mountain bike. E prima di presentarvi gli ospiti in studio con me, vi ricordo che potete seguirci inviandoci domande, curiosità, richieste tramite la pagina ufficiale di Facebook di Teletruria. Allora, in studio con me oggi c'è Francesco Papaveri, che è maestro e anche direttore, poi ci racconterà per bene lui che cosa fa, della scuola di ciclismo di Arezzo. E poi, come social reporter, la nostra Beatrice. Beatrice, bentornata. Allora ragazzi, prima di partire con le domande vi faccio vedere il video che è stato fatto di introduzione all'argomento. Allora Francesco, abbiamo visto nel video che comunque sono le foto che tu ci hai inviato, quindi sono le foto della tua scuola, dei tuoi ragazzi. Prima di farti raccontare cosa fate appunto con la scuola, ci fai brevemente una presentazione di quello che è il mondo della mountain bike, che io so si abbrevia MTB, no? E quindi sì. Poi mi sono un po' documentata. Che attrezzature servono? Insomma, un'infarinatura veloce. Allora, la mountain bike diciamo è uno sport abbastanza giovane. È nato alla fine degli anni 70 in California e è venuto tutto molto così alla buona perché si utilizzavano dei mezzi di fortuna chiamati catorci, li chiamavano, e quindi poi negli ultimi 20 anni diciamo che si sono stati fatti dei grossi passi avanti e sono venute fuori un sacco di discipline proprio del fuoristrada che fanno tutte parte della mountain bike, ma che essenzialmente hanno delle caratteristiche, degli scopi molto diversi fra loro. E banalmente, che ho visto dalle foto, no? Spesso ho quanto capito, voi fate questi allenamenti o le gare si svolgono in un ambiente boschivo, comunque nel bosco, sì, no? Sì, sì. E questa è una disciplina particolare? Allora, senti, la nostra scuola è improntata molto su quello che è la mountain bike di utilizzo gravity, quindi che ha la parte di discesa molto predominante, quindi la parte diciamo più divertente. Okay. E comunque però ogni biker deve saper affrontare sia la salita che la discesa. Ovviamente il 90% dei percorsi sono sterrati. Okay. Possono essere dai più facili come le strade di sentieri kai a quelli più difficili, quindi di sentieri tipo single track più stretti e più tortuosi, ecco. Okay. Senti, poi passo la parola a Beatrice. Allora, tu hai questa scuola ad Arezzo, raccontaci dove si trova, che cosa fate, com'è sì. nata anche l'esperienza di voler fare una scuola del genere ad Arezzo. Ok, io sono figlio d'arte, okay. Mio babbo è stato uno dei primi, penso, a praticare la mountain bike nella zona quando sono nato io, quindi 30 anni fa, e alla fine mi ha trasmesso questa passione e insieme abbiamo creato questa scuola e aiutati anche da altri collaboratori, e nella fattispecie però me ne occupo a tempo pieno io, e la scuola si trova a due location, una che è ad Indicatore, diciamo che è la nostra sede estiva, e una è a Ponte alla Chiassa, è la sede invernale perché ci permette di fare un campo scuola illuminato artificialmente, e mentre la sede estiva andiamo direttamente nei boschi dove abbiamo dei sentieri appositi. Durante l'inverno comunque c'è una sorta di preparazione, di allenamento. Sì, sì. Noi non smettiamo mai, facciamo una piccola pausa soltanto il mese di agosto, ma essenzialmente si fa allenamento invernale e allenamento estivo, e quello invernale diciamo è molto volto alle capacità tecniche. Senti, la scuola a chi si rivolge? La scuola si rivolge a tutti i bambini, e fino ai 16 anni, quindi da fino perché io prima ti ho chiesto sì. quanti anni avesse il bambino più piccolo e sono rimasta impressionata. Ultimamente abbiamo avuto richieste di bambini anche di 4 anni, di solito la scuola iniziava dai 5 perché ai 4 non li posso tesserare per esempio, okay. Però si prende anche i 4 e si vede un po' di farli divertire comunque, certo. Insieme ai genitori, e quindi dai 5 anni fino ai 16, poi anche a livello amatoriale possiamo seguire anche i bambinoni, ragazzi. I bambinoni, sì. I bambinoni. Beatrice, prego, ti lascio la parola. Grazie.
Ciao, allora, volevo chiederti, dato che so che è uno sport che occupa molto tempo a livello di ore affinché, diciamo, un ragazzo si possa definire un atleta, quanto tempo dedicate settimanalmente a questo sport? E anche tu hai parlato di allenamenti invernali. Sì. Durante l'inverno, se ci sono ad esempio temperature molto rigide o in caso di maltempo, dove lo praticate? Allora, io credo che comunque è uno sport che si svolge all'esterno, quindi anche in caso di maltempo si tende sempre a fare lezione. Ora, se il tempo proprio è di quelli brutti brutti che non ci permette di fare lezione, abbiamo una palestra, una collaborazione con un'altra associazione che si chiama Linea Roto ASD, e quando è quindi una situazione un po' estrema si va a fare quella che è la preatletica di base in palestra, che comunque serve tantissimo anche poi a quello che è la bicicletta. Ed essenzialmente d'inverno comunque facciamo tutta la parte tecnica, quindi alla fine non è che andiamo nel bosco, che abbiamo anche la possibilità di ripararsi e di... E a livello settimanale quante volte? A livello settimanale diciamo che facciamo due volte la settimana il corso, più uscite speciali il sabato e la domenica. Ora, due volte la settimana di un'oretta, un'oretta e mezza per allenamenti normali, mentre per i ragazzi più avanti, quelli che porto poi a fare le gare, ci vediamo anche il sabato e la domenica per fare delle sedute speciali di allenamento. E in più vengono in palestra, però non solo nell'orario di lezione, a fare un ulteriore corso, quindi li vedo già quattro volte la settimana più il sabato e la domenica, e il volume aumenta. E mediamente una bici per un ragazzo che volesse iniziare, quanto, diciamo, quanto ammonta? Senti, diciamo che la classica bici della comunione va benissimo per iniziare, e anche se ti sta larga oppure non ha delle grosse peculiarità, va benissimo, perché alla fine deve nascere quella che è una passione. Quindi a livello di costi si parte con quello che uno ha, come abbiamo fatto tutti per qualsiasi cosa, e poi dopo andiamo avanti. Quindi io penso che già con una bici che oggi da nuova può stare sui 400 euro, 300 euro, si può iniziare. Logico, una bici del genere, certo, non è che dura chissà quanto. E invece senti, una curiosità, una gara, sì, una gara tipo, come si svolge una gara di mountain bike? Allora, ci sono tantissime discipline nel settore fuoristrada, quindi una gara di mountain bike, diciamo le più classiche, quelle diciamo che vanno per la maggiore nelle nostre zone, nel centro Italia, sono le marathon, quindi le gran fondo anche, e il cross country. Okay. Cross country non va tanto di moda in Toscana, però nel centro Italia ce ne sono. E più ci sono quelle che sono le discipline emergenti, che è la mountain bike enduro, che permette di fare sia la salita che comunque divertirsi tanto in discesa. E poi c'è la downhill, che è la DH, che però abbiamo bisogno di impianti di risalita, oppure nelle gare del centro dove non ci sono troppi impianti di risalita, l'organizzatore mette a disposizione dei furgoni per fare delle risalite. Ma un percorso tipo, ora mi rendo conto che sono sempre discipline effettivamente, sì. Quella che pratichi tu più? Allora, quella che pratico io è quella, magari io ne pratico più di una. Quella più praticata ad Arezzo al momento sono due. Una è la mountain bike che chiamiamola così, da gran fondo, quindi sono dei giri oppure degli anelli che vengono fatti nei boschi che abbiamo qui intorno, sfruttando i sentieri già esistenti, quindi tutta roba naturale, e viene fatto un giro, per intendersi, con un ritrovo, una partenza da casa e un ritorno a casa direttamente con la bicicletta. E questa è la più praticata magari nella zona, perché è la più facile da organizzare. Io prendo la mia bici, parto, certo, vado a fare il giro e torno, ma è anche difficile dal punto di vista della preparazione atletica. Uno deve stare abbastanza in forma per fare anche un giro da 30 km. E mentre per l'altra disciplina, quella che pratico anch'io e i miei ragazzi, che è l'enduro, si arriva fino a, diciamo, il luogo dove ci sono dei percorsi apposta, che sono per la maggiore in discesa, e ci si arriva sia in macchina che con il furgone, insomma uno si organizza e poi sta nella zona facendo delle risalite pedalando e facendo la discesa
la parte magari che è un pochino più adrenalinica, sempre in bici, ma comunque certo, diciamo così, risparmiando un po' le energie. Senti, prima di fare a tutte e due la domanda conclusiva, se vuoi dire a chi ci segue da casa come ti possono contattare, come possono entrare in contatto con la tua scuola. Certo, allora sia con la pagina Facebook, che è Scuola di Ciclismo Arezzo SD, okay, e con il nostro sito www.scuoladiciclismoarezzo, e questi sono i due veicoli per contattarci. Allora senti, la domanda conclusiva è questa: la mountain bike è uno sport per? Io penso che sia uno sport per tutti. Può essere uno sport dove lo può praticare tutta la famiglia, oppure può essere uno sport di svago anche un'oretta dopo il lavoro. Certo. Dipende poi come uno ci si vuole dedicare. Di solito la bicicletta se ti prende poi non ti molla, quindi okay, se ti piace poi sicuramente il tempo da dedicarli uno lo trova. Certo. Sì. Anzi, coinvolge anche altre persone sicuramente. Sì, sicuramente, poi un po' come tutti gli sport, sì, no? Insomma, è bello. Invece per te, Bea? Ma per stare anche a contatto con la natura, forse è un modo per andare a vedere anche nuovi posti, nuove zone, per anche per stare in compagnia, perché è uno sport che comunque penso si pratichi anche in gruppo, a quanto capisco. È la cosa più bella, sì. Va bene ragazzi, ringrazio tutti e due per essere stati qua e do appuntamento a casa la prossima settimana con una nuova puntata di Social Report.